Ragazzi, le ultime 5 fatiche del Parma. Le ultime 5. Napoli, Salernitana, Lazio, Juventus, Inter. Ci facciamo 15 punti? Dai, 15 punti sicuramente siamo in Champions. 15 punti magari riusciamo anche a prenderci, che so, la Roma. Ecco, la Juve già non è praticamente più fattibile. E ricordo però un piccolo dettaglio, perché io ho parlato di quarto posto Champions League, com'è che nella realtà chi va in Champions è le prime quattro. Ma attenzione, qui siamo nella stagione 26-27, quindi nel pieno del nuovo format. Il nuovo format cosa dice? Che ci sono due campionati col miglior coefficiente in Europa che gli garantiscono un posto in più. In questo momento Inghilterra al primo posto, al secondo posto l'Italia, quindi teoricamente anche il quinto posto ci darebbe l'accesso alla Champions. Però questo poi va verificata al termine della stagione. Noi chiaramente oggi cercheremo, o meglio, il nostro allenatore Bergam cercherà di guadagnare più punti possibili, però c'è quella possibilità. C'è quella possibilità e quindi attualmente sì, sono 3 punti di distacco dall'Inter, ma potremmo anche prendere in considerazione 5 di distacco dal Sassuolo. E a proposito di Inter, a proposito di Sassuolo, ci sarà un confrontino tra queste due società. Non questa giornata, ma la prossima. E quindi da una parte potrebbe verificarsi lo scenario migliore, quello dove pareggiano e dove noi prendiamo 2 punti su tutte e due. Dall'altro però potremmo appunto avere un Sassuolo che magari batte l'Inter, e quindi l'Inter si ferma e noi ne possiamo approfittare. Dall'altra l'Inter che batte il Sassuolo e quindi magari meno possibilità di finire al quarto posto, ma maggiore possibilità di poter perlomeno difendere il quinto. Quindi in realtà non è una brutta situazione, eh. Devo dire che se ce la giochiamo bene può essere davvero un episodio ricco di soddisfazioni. Sassuolo che poi affronterà anche la Juventus, avversario particolarmente ostico. L'Inter, abbiamo visto il calendario dei nerazzurri, che ha Sassuolo, Bologna, Atalanta e poi Parma in casa. Forse l'Inter è quella con il calendario più semplice. E poi, appunto, come ho detto, ci siamo noi dove è dura. È veramente, veramente dura, perché io credo che sarà difficile fare anche solo 9 punti. Molto complicato già fare 9 punti. Napoli-Parma, ragazzi, stadio Diego Armando Maradona, e pronti per la prima delle 5 contro Graham Potter e il suo Napoli. Il Napoli che non è più il Napoli praticamente, perché ha cambiato quasi tutto. Il Parma di Dennis Bergkamp con Perea, Molero, Simeone là davanti e poi, bene o male, il nostro solito 11. La classifica che vede il Sassuolo aver già giocato, l'Inter aver già giocato. Attenzione, 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 perché mi sa risultati a favore del Parma. Sbaglia Simeone, Garnacho ringrazia. E poi qui Fabio Vieira la controlla, ce l'ha sul sinistro, Di Lorenzo può crossare, potrebbe anche calciare, ci prova la deviazione vincente del giocatore belga Balikvisha e il Napoli in vantaggio. Balikvisha, Vieira, Musrati, ancora Matheus Franza, poi Balikvisha, Garnacho, attenzione perché potrebbe calciare comunque col sinistro, va col destro invece, Napoli 2, Parma 0. Mamma che brutto inizio, ragazzi. Allora, non sarebbe una tragedia perdere questa partita, però potrebbe essere un'opportunità persa per allungare. Meno male, la rete viene annullata. Sveglia, ragazzi, però. Sveglia, sveglia, sveglia. E noi qua, praticamente davvero, è il copia e incolla di Pochettino Milan. Vecchia Cermen Mod. Uguale. Il gioco migliora, i punti ci sono, ma la gestione della rosa, la gestione della rosa e a differenza di Pochettino, qua la rosa è cortissima. Quindi a maggior ragione mi aspetto comunque un utilizzo maggiore di certi giocatori. Però non è d'accordo l'allenatore del Parma. Simeone, Rovella, 2, è cucciolito. Perché sarebbe anche gol dell'ex, non lo trova. Meret salva. E qua probabilmente Vieira la chiude. Può segnare. E il Napoli può chiudere al minuto 82. Mamma mia, Legno e Fofana. E Youssouf Fofana la chiude, non la chiude Vieira, la chiude Fofana. La rete è regolarissima e mi sa che finisce qui. E finisce qui, ragazzi. Sconfitta meritata, è entrato oggi, è entrato Rafael Henrique, Unai, Dilap, poi sul finale ha messo un po' in crisi il Napoli nei minuti finali, però insomma è stata una partita dove il Napoli ha comunque nei 90 minuti meritato assolutamente questo risultato. Siamo stati molto fortunati perché alla fine tutte si fermano quelle là davanti. È fortuna, ma provo anche nello stesso tempo rabbia. Perché la classifica ci vede sempre lì, al quarto posto. Praticamente con gli stessi punti di distacco dall'Inter. Il Sassuolo invece ne approfitta e vola a 60. Il Sassuolo batte la Salernitana 3-2. Attenzione al prossimo match. Il prossimo match, diciamo che a questo punto
Dipende, non quasi qualsiasi risultato ci andrà bene, perché se noi dovessimo perdere, Sassuolo vince, il Sassuolo ci supera. In caso di pareggio, invece, o in caso di vittoria Inter, le cose potrebbero cambiare. Ma sicuramente sarà una corsa Champions davvero viva fino all'ultima giornata. Giocatore della settimana Pinamonti. Ma questo Pinamonti, ragazzi, che sta facendo cose strabilianti, 17 gol, neanche tanti in realtà. Ma Sassuolo, cioè, come fa a performare, a dover performare così tanto questa squadra? Pinamonti e Berardi. Berardi che a 32 anni, quasi 33, mantiene ancora una signora scheda. Mantiene ancora una signora scheda. Berardi tantissimi gol, solamente 5 assist. Devo dire che comunque non so solo che segna tanto con tanti giocatori. Segna con Oscarsson, con Torsvert, con Laurentier, con Bairami, Pellistri, Piccoli, Berg, Lopez. Sono solo alcuni poi dei tanti che hanno permesso al Sassuolo di segnare, di ottenere tanti punti. È una squadra che, ricordiamolo, qualora dovesse andare in Champions, sarebbe il terzo anno consecutivo dei nero-verdi in Champions League. Un risultato eccezionale. Allora, questa è una di quelle partite che sulla carta uno dice il Parma vince. 3 punti e sei tranquillo, e almeno fino alla 35esima giornata sei ancora in Champions. Io vi dico però attenzione, questi daranno tutto. Abbiamo visto poco fa la situazione delle squadre che rischiano la B ed è un equilibrio totale, tipo 3 squadre credo a 28 punti, quindi siamo attenti, lo vediamo, anzi più di 3, 1, 2, 3, no, 3 squadre, Bologna, Salernitana, Verona, col Pisa 26, quindi questi cercheranno di fare, ripeto, la partita della vita, noi anche, perché abbiamo obiettivi diversi, vogliamo, ripeto, anche noi toglierci delle importanti soddisfazioni, loro rimanere in A, noi andare in Champions, maggiore intanto, 1-0, ve l'ho detto, però qui imbarazzante, nello schema di Bergamp, quella, dato di vedere maggiore, li fa strano, ma poi non marcato, come si deve da Molero, uno dei corner più strani di sempre. E Gollini non la gestisce benissimo, quindi Frabotta, Sensi, maggiore, Icone, dietro per Stefano Sensi, poi Icone, largo per Sanchez, che la mette in mezzo Buenen e c'è il gol della Salernitana, sono 2. Io immaginavo, la partita della vita, la Salernitana la sta facendo proprio contro il Parma, ed esattamente come col Napoli, è un primo tempo proprio da dimenticare. Attenzione adesso all'attaccante ex Dinamo Zagabria, il legno addirittura colpito, la Salernitana vicina al 3-0, Rovella, ci prova il Parma, Perea, un gol per riaprirla, Del Prato, bellissimo, dentro, di prima, Ciolito, Simeone, 2-1, non è finita, maggiore. Icone, vediamo adesso se il Salernitana reagisce a suon di gol, ragazzi, arriva con Orcic che trova la rete del 3-1 al minuto 45, la risposta immediata alla Salernitana, il Parma sempre più in difficoltà, poi il pallone largo per Gutierrez, quindi adesso Molero, Simeone, cosa ha combinato ragazzi Simeone, ha fatto un gol bellissimo, la sua 26esima rete, non ci stiamo capendo più nulla però ragazzi. E Simeone qui ha fatto l'animazione del prendere il pallone, ma non l'ha preso. Riguardiamo però il gol. Molero. Qua Ciolito, ottimo controllo. Trabotta, attenzione, Gutierrez. Krastev maggiore. Mamma mia, sulle difese di queste due squadre che fanno pena. Il punto è che la Salernitana non lo capisco, sta rischiando di andare in B. Noi stiamo rischiando di andare in Europa, in Champions. E lo capisco un po' di meno. Cosa succede, arbitro? Calcio di rigore. Ma adesso abbiamo pure i rigori inventati. Niente rigore, giusto, giusto, non so, ce li inventiamo anche. Rimessa, vediamo se dobbiamo fare il pazzo parmamalo. Krastev, Simeone, Ciolismo, Ciolito, Ciolito, Ciolito. Il pallone recuperato da Lorenzo Pirola, Del Prato, Perea, vai Perea, vai Perea. Fermato da Frabotta, però c'è Del Prato, ecco due, il pallone buono. Ciolito! Triplone di Ciolito, 27esima rete di questa stagione. Sono 3 1/4 al termine, possiamo giocare il poker. Il poker del Ciolito. Il poker che sta di Champions. Mamma ragazzi, ricordiamo questo preso a parametro zero, questo giocatore. Darlo via è difficile, darlo via però per 40 e passa milioni sarà un po' meno difficile. È entrato Ojo, è entrato bene sul finale. È entrato Fernandez, Tobias e Marzic non hanno guadagnato neanche un voto, quindi troppo poco tempo. Il loro coinvolgimento e un punto. Inter-Sassuolo mi sa che ha vinto l'Inter, credo, esattamente.
Esattamente, quindi l'Inter batte il Sassuolo e siamo sopra di 1 dall'Inter, sopra di 3 dal Sassuolo. Esposito comunque in primavera continua a fare quello che vuole, in prima squadra, vabbè, sapevamo che non avrebbe avuto troppo spazio. Centro sviluppo, sempre uno sguardo ragazzi ai nostri giocatori, al nostro in realtà fenomeno. Abbiamo dato in prestito alla Sampdoria, benvenuto tedesco, 3 assist, 7 gol. È un giocatore che, come abbiamo detto più volte, sta giocando praticamente sempre. Il mercato fatto è stato fantastico nelle prime settimane, tutti quei colpi a zero. Poi un sacco di flop. Poi magari alcuni sono flop in questa stagione, non poi per le future stagioni, perché alcuni giocatori avranno sicuramente più spazio e potranno rifarsi. Ma ad ora, per questa stagione, moltissimi grandi acquisti hanno floppato. E lo spazio per crossare, ancora un'altra deviazione, Gutierrez, Molero, vincono ogni duello aereo, 2, poi dietro per Gollini, se riusciamo a uscirne bene, possiamo fare grandi cose. Attenzione, qui andiamo a coinvolgere Perea, c'è Leo Østigard, e allora la Lazio qua, può rendersi pericolosa con Luca Romero, la controlla, calcia col destro, bravo Gollini. Ragazzi, siamo comunque in crisi, cioè stiamo, sono tre, questa è la terza partita che giochiamo, sono tre primi 45 minuti consecutivi che non giochiamo. Cioè noi inizia la nostra partita, forse, se devi iniziare nel secondo tempo, ma nel primo in casa al Tardini e ti sta dominando la Lazio. Cioè giocano loro e basta. Bruttissimo Parma, bruttissimo. Krastev, Ciolito, 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 perché non si merita, ma sia un nulo così, sia un nulo così sia, ok? Ce l'abbiamo così ed essere lì al quarto posto. Fernandez, Colombo, si libera, ce l'ha sul sinistro ed è il gol di LC9, Lorenzo Colombo. Cambi del nostro mister? No, la Lazio cambia qualcosa là davanti. Noi invece non facciamo nulla e faremo tutto probabilmente sul finale. Adesso Bergkamp ha questa nuova moda, sbagliata, di fare i cambi tutti in una volta, tutti nei minuti finali, che non servono sostanzialmente a niente. Eccoci qua, appunto, Vinicius, Tobias. Cambi che ci sono stati, ma negli ultimi minuti Non mi porta praticamente nulla. 4 minuti di recupero. Attenzione, perché potrebbe essere il secondo pareggio consecutivo e questo pareggio potrebbe essere letale per il nostro quarto posto. E come volevasi dimostrare, primo tempo non giochi, nel secondo crei qualcosa, ma non è più il Parma dello scorso episodio. Ma attenzione, perché adesso ufficiale, siamo ufficialmente al quinto posto. Abbiamo 2 punti di stacco dal Napoli, quindi adesso attenzione anche al sesto settimo posto. Il Sassuolo è crollato, anche il Sassuolo in questo finale sta crollando. Probabilmente davvero si agiterà tutto l'ultima giornata. L'Inter adesso è una trasferta contro l'Atalanta e poi a San Siro in casa contro il Parma per chiudere il discorso Champions. Io spero che davvero la Juve non scenda in campo. È lì, seconda, è tranquilla. Però su FM non credo che esista questo concetto qui. Non credo proprio. Non dovrebbe esistere neanche nella realtà, Semplicemente però a livello di mentalità è tutto. Thiago Tomas, Zaccaria, Anchiesa, Miretti, Seva, Locatelli, Bremer, Ruggeri. Non ho visto poi il resto della formazione, mi sono anche distratto, non ho neanche visto la formazione del Parma. Però le squadre sono in campo, la Juve con la terza maglia, signori siamo pronti, ci siamo. Il Parma comunque non cambia mai, sempre solita formazione. Lovato, 2, Rovella che è l'ex, ecco Perea, si libera bene. No Ciolito, no, una scoreggia così là davanti, no però. No ragazzi, questa era veramente un'occasionissima per noi. Un'occasionissima, incredibile errore di Ciolito Simeone. La Juventus non è comunque molto in condizione. Abbiamo Chiesa che non sta bene, Bellanova nemmeno, Bremer nemmeno, Molero. È una partita che ha offerto poco. Questa credo che sia la seconda barra terza azione che ci mostra il gioco. Molero si va da Simeone. Simeone calcia. Mamma mia, quanta forza di questo ragazzo! Ciolito Simeone, la miglior stagione della sua carriera. Al minuto 75 il Parma trova 3 punti che pesano tantissimo. Sorpasso sull'Inter in attesa poi della partita di domani tra Atalanta e Inter. Mamma mia, con quella finta di corpo, l'eleganza offerta da Ciolito. Rovella, ancora a coinvolgere Simeone. Amedozic, poi Ruggeri. Attenzione però alla reazione Juve. Thiago Santos, Vitor Roque. E qua entrano in campo i fenomeni. Mamma mia, il legno. Seivald. Bellanova che viene fuori gioco e non c'è. Bellanova palla dentro, l'auto quasi gol ragazzi. L'auto quasi gol di Lovato. Buono. Siamo pazzi comunque. Siamo pazzi perché questa
è la seconda partita più difficile dell'episodio. Juve Inter erano le più complicate, questa con la Juve l'abbiamo vinta. E l'abbiamo vinta anche, devo dire, con merito. Forse pareggio di usato sarebbe stato più corretto, però comunque a differenza delle altre partite non abbiamo giocato male. Uè uè uè, che è sta roba? Riceve l'aumento, attenzione. Attenzione, l'aumento per uno che non gioca. No, per le 15 presenze, però tutte dalla panchina per Ojo. Allora, due ottime notizie, forse anche di più. Due ottime notizie, sì, confermo. Il Napoli che pareggia, il Sassuolo che pareggia. Ragazzi, c'è solo l'Inter. E non è l'inno di Elio e le storie tese, ma è questa la verità. Cioè, davvero c'è solo l'Inter adesso, come nostro unico ultimo ostacolo per andare in Champions. Il Napoli non può più ufficialmente raggiungerci, il Sassuolo non può più ufficialmente raggiungersi. Il Sassuolo ufficiale non prenderà parte alla prossima edizione della Champions. Da spettatori totali. Poi, chiaro, ci piacerebbe, ma non cambierebbe sostanzialmente nulla, la vittoria dell'Atalanta. Perché non cambierebbe sostanzialmente nulla? Perché pareggio o sconfitta Inter cambia ben poco. Cioè, noi a San Siro dovremmo andare e o pareggiare o vincere. Ma quindi, chiaro che speriamo di vedere l'Inter fermarsi, così almeno abbiamo due risultati a favore. Stanisic, Inter un po' in difficoltà. Noi siamo al minuto 12. Duni, Riccardo Horta il palo della Dea, però era fuori gioco, per il sinistro di Alaba. Parte l'ex Bayern Monaco, David Alaba, Inter 1, Atalanta 0. Obega dietro per Lucas Hernandez, scambio corto con Sutalo, Barella, bravissimo qui Stanisic. Avanza, palla al piede Stanisic, attenzione al contatto di Lautaro. Stanisic, pallone dentro, mele, di nuovo niente da fare. Con diversi scambi, addormentare il gioco, a cambiare lato da una fascia all'altra, però ecco l'errore. Ed ecco quindi la Dea che può ripartire da dietro con Varane. Sambi Lokonga sulla pressione di Lautaro, Barella che recupera, l'inserimento di Barro, il controllo, il pallonetto. A San Siro il Parma dovrà ufficialmente battere l'Inter se vuole andare in Champions passando per il quarto posto, perché qua mi sa che non c'è più partita. Finisce 2-0 per l'Inter, come ho già detto più volte nel corso di questo match, Parma costretto a vincere a San Siro contro l'Inter per prendersi il quarto posto. No ragazzi, allora no, abbiamo affrontato l'Inter nella stagione 24-25 a San Siro, ci fu un pareggio. Bergam comunque continua a mostrare un'apparente calma, non vuole parlare di sensazioni, non vuole dire niente, è tranquillo. Cosa stai cucinando qua il nostro Dennis Bergkamp? Cosa sta combinando? Ragazzi, Carboni io credo che non abbia giocato con l'Atalanta. O ho visto male io, oppure Inzaghi la dura legge del gol dell'ex la vuole applicare in questa partita. Gioca Carboni, coppia argentina, insieme a Lautaro Martinez. Per quanto riguarda il Parma, novità all'ultima giornata io non me la sarei mai aspettato. Novità di formazione, la difesa è stata cambiata, il centrocampo è stato cambiato. Pallone per Alaba. Lautaro potrebbe calciare, ci prova la deviazione, calma Gollini, si ferma, Kral, la palla che in qualche modo, no ragazzi, no, è questo quello che non volevo, si parla di un possibile tocco di mano da parte di Alvaro Fernandez, e l'arbitro che dice che non è rigore, meno male, va da Dumfries, la deviazione, Pobega, Lautaro, Pirola, da dietro Pirola, in questa volta il rigore c'è. Mi posiziono già alle spalle di Gollini, dietro la porta, perché qua il rigore c'è. E quindi Gollini contro probabilmente Lautaro Martinez. Gollini contro Lautaro. Gollini alza le braccia. Aveva intuito, ma Lautaro manda i vantaggi suoi. Il primo tempo che mi aspettavo? Sì, sinceramente sì. Ufficiale comunque la non presenza del nostro capitano del Prato. Per esattamente, esatto, somma di ammonizioni. Vinicius Tobias e poi Lovato. Ancora Rovella. Krastev, il retropassaggio orribile, ragazzi. Io capisco che loro siano più forti di noi, però... cioè, ci mettiamo anche tanto del nostro. Ancora l'Inter quindi che attacca. Carboni che costruisce. Lautaro che finalizza. Sono due, signori, con questo gol l'Inter poi sicuramente prenderà parte alla prossima edizione della Champions.
Discorso contrario per quanto riguarda l'Inter. Vedo anche un Pirlo terzino sinistro, quindi anche in emergenza il mister Bergkamp sulle scelte poi riguardo i cambi. Çalhanoğlu, Gomez, Sutalo, verticalizza, Carboni, potrebbe anche calciare col destro. Arriva alla fine il gol dell'ex. Per due stagioni Carboni in prestito a Parma, cresciuto a Parma. Adesso pedina fondamentale nello scacchiere di Inzaghi. E trova la sua 24esima rete. Giusto così? Tristemente giusto così. Peccato essere arrivati proprio all'ultima giornata con questo risultato. E potevamo essere in Champions vincendo prima, però vabbè, chiaramente va bene. Va bene comunque. Prudenza qua da parte di Bergkamp nella domanda riguardo il futuro di Ojo, mentre invece poi guardando tutta la stagione è comunque una stagione eccezionale quella del Parma. Bergkamp comunque vero sì con una rosa attrezzata, quello che volete, ma in media ci davano undicesimi, ha portato il Parma al quinto posto. Capocannoniere della stagione Simeone, stagione fantastica la sua, che lo porta a totalizzare 29 gol in totale, la sua migliore stagione di sempre. Il gol della più veloce della Serie A è stato proprio quello di Simeone in occasione della partita contro il Pisa. E attenzione perché Bergkamp potrebbe essere, e probabilmente non lo so perché se la dovrà vedere con col favorito Conte forse, anzi col favorito Guardiola, come allenatore dell'anno. No, Bergkamp difficilmente vincerà il primo allenatore dell'anno, però rientra sicuramente tra i più bravi di questa stagione. Il quadro completo, ragazzi. Il quadro completo di tutti quelli che sono stati i nuovi acquisti. La top 3, Simeone, Enrique e Fabian. Però Fabian lo escludiamo perché ha giocato molto meno rispetto ai primi due. Segue Ojo. Diciamo che Ojo è stato coinvolto un po' di più e rispetto appunto a Fabian non si è comportato male. Quindi comunque è chiaro, per la cifra spesa un giocatore del genere doveva giocare tutte le partite. Però non è stato comunque un acquisto flop. Credo che i flop siano stati esempio Tobias. Tobias ha pagato molto, ha giocato poco. Il flop è stato Alvaro Fernandez, è stato Dilap, anche se preso a zero non ha fatto comunque molto. E poi sì, forse anche tra i flop può rientrare Ojo, però per Ojo è davvero molto giovane, quindi lì si tratta comunque di un investimento sicuro che probabilmente nel corso delle stagioni ci porterà a ottenere o gli stessi soldi versati per il suo trasferimento oppure anche qualcosina di più. Allora, miglior vittoria, il 4-1 contro il Pisa, la partita di ricordare, il 3-1 contro l'Atalanta, il gol dell'anno, quello di Cerito Simeone contro il Genoa. Le finanze dicono che la maglia più venduta è stata quella di Simeone, la seconda quella di Krasner, la terza quella di Due e poi Molero e Unai. I migliori, insomma, di questo Parma, mi sembra anche giusto. E qua, beh, l'ufficialità, il Manchester United e il Betis che si prendono il posto in più per la Champions. Attenzione, colpo di scena, fallimento Carnevali, chiamamenti che risolve. In teoria bisogna vendere, cazzo, non so se siamo in tempo però. Dobbiamo fare la carnevalata, eh sì.